Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Di solito si fa festa per qualcosa di importante, per un evento bello ed eccezionale, o per qualcuno che ci è particolarmente caro, per motivi che valgono poco o per persone che non ci interessano non facciamo festa. Domenica prossima è la festa del corpo e del sangue del Signore, cioè dell'Eucaristia. Perché è importante? Perché è preziosa ai nostri occhi? Le letture della liturgia ce lo ricordano. La prima parla di gratitudine, di riconoscenza a Dio espressa offrendo pane e vino. Come sarebbe povero il nostro linguaggio di ogni giorno se non conoscesse la parola grazie. Ebbene, l'Eucaristia è il modo più bello che conosciamo per dire grazie a Dio. Forse che non lo merita? Se non lo merita Lui, che ci dà la vita, la salute, la salvezza, la speranza e tutto il resto, non lo merita nessuno. È questione di buona educazione, prima ancora che di fede. Qualcuno potrebbe obiettare, ma che bisogno c'è di andare a messa per questo? Lo si può fare anche a casa propria. Ebbene, sì, ma certi ringraziamenti speciali non si mandano per posta elettronica o via fax, si portano di persona. L'Eucaristia è preziosa ai nostri occhi perché è Dio che si dona all'umanità, per sottrarla alla perdizione, per portarla verso la vita. Perché Dio ama questo mondo, anche se a volte è rifiutato, tradito. Nella notte in cui veniva tradito, ci ricorda San Paolo, Gesù prese il pane e disse: ecco, questo è il mio corpo per voi. Poi prese il calice del vino e disse: questa è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo in memoria di me. Ecco perché è preziosa ai nostri occhi l'Eucaristia. Quando ci raduniamo a celebrarla, noi accogliamo questo Dio che ama tanto da morire per farci vivere. È per questo che il mondo può continuare ad esistere e ad andare avanti, anziché precipitare nel caos. L'Eucaristia poi è preziosa perché ci dà quella carica che noi da soli non abbiamo. Quante volte sperimentiamo l'impotenza? Come gli apostoli quella sera in cui, davanti ad una folla affamata, si sono sentiti dire da Gesù: voi stessi date loro da mangiare. Ma come, Signore? Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Già, è sempre troppo poco quello che abbiamo. Non basta neanche per noi. Poca fede, poco coraggio, poca speranza, poca fiducia nel futuro. Come non sentirci impotenti, imbarazzati di fronte a quanti, sempre più numerosi, implorano un po' di solidarietà. L'Eucaristia è preziosa perché trasforma il poco che abbiamo e che siamo e lo fa bastare per noi e per altri. Non sono motivi più che sufficienti per festeggiarla come si deve? Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.